Game on!
Micro Machine Man, presenting the most midget miniature motorcade of Micro Machines. Each one has dramatic details, terrific trim, precision paint jobs, plus incredible Micro Machine pocket playsets. There's a police station, fire station, restaurant, service station, and more. Perfect pocket portables to take any place. And there are many miniature playsets to play with, and each one comes with its own special edition Micro Machine vehicle and fun, fantastic features that miraculously move. Raise the boat lift at the airport marina, man the gun turret at the army base, clean your car at the car wash, raise the toll bridge. And these playsets fit together to form a Micro Machine world. Micro Machine pocket playsets, so tremendously tiny, so perfectly precise, so dazzlingly detailed, you'll want to pocket them all. Micro Machines and Micro Machine pocket playsets sold separately from Galoob. The smaller they are, the better they are. In the game. Inizia la manifestazione. Roger Federer accompagnato da Sasha Zverev. Subito interviene a rete Jack Sock, primo punto Team World. Era vicino alla rete di più. Sì, sì, attaccato con i denti sulla rete. Ale, 30-0. Per allenare gli istinti necessari in doppio che risultano fondamentali nei momenti importanti. 3 punti conquistati da Jack Sock, 40-0. Che dovrebbe cambiare ora. Anche se è passato talmente tanto tempo da quando ha smesso di giocare. Gran prima la destra con quella slice molto precisa e anche particolarmente corta, esattamente questa, tanti e tanti. Vola via il dritto sventaglio di Jack Sock. Bravissimo Federer a rispondere, a togliere di uno dall'altro. Molto intelligente la volée di Federer. Una soluzione diversa. Rispondono gli europei, 0-40, tre palle break consecutive. Possa colpire come maggiormente gradisce. Ci arriva Zverev. Smash vincente da parte di Zverev. Altra risposta sulla riga da parte di Federer. E altra palla break velenosa. Il lob perfetto da parte di Zverev, che dà il suo grande contributo. Passa dalla parte di Federer. Ottima seconda sul dritto di Isner. Un punto perso dal team. Chiudere questa lever cup in singolare contro Isner. Questo volley vincente da parte di Sock. Posizionate non nel miglior modo possibile per un incontro di tennis. Ancora smorza in maniera fantastica. Questa è un po' l'idea di poterla schiacciare dall'alto verso il basso. E hai anche meno tempo a disposizione. Va al corpo di Zverev. John Isner tiene il. Capisce male Isner, ne approfitta Federer. Le chance per due bordate terrificanti da parte di Sta.
Ottima volée da parte di Federer, ottimo servizio. Isner non si fa sorprendere dalla risposta al corpo di Sasha Zverev dopo il cambio di campo a Isner. Ottimo smash da parte di Zverev, tutt'altro che semplice, poi chiude. Si è sottolineato, Federer però ha seguito molto bene le giocate e ha dato uno spazio corto libero. Per il Team Europe il primo per Roger. Molto più semplice questo smash, 40-0. Splendida risposta. Benedice a rete Zverev, che da capitano. 30-0. Corto il lob tentato da Federer, come sempre si è la rete e chiude. Il tennista di lui avevano perso in finale anche l'anno prima. Gran prima ad aprire questo game da parte di Zverev. 3 punti solamente nel precedente turno di servizio di Zverev. La volée a chiudere da parte di Federer. Altra prima, altra chiusura di Federer. 3 set point. Non passa il tentativo di dritto al centro da parte di Jack Sock. Perfetto. In cui ogni vittoria vale 3 punti. Non passa la volée, gran punto vinto dal team. Ricordo che Isner e Federer scenderanno in campo subito dopo questo match. Il primo singolare, si fa perdonare Sock l'errore precedente. Nella sequenza Rampi vogliono mantenere, sì, questo ordine. Di sicuro lo ritengono il game. Altra buona prima, insomma, un Team Europe straordinario al servizio. Come... il passante, dove l'ha messo Sock? Magia di Federer. Sock, miracolo, cade più sul giocatore tedesco. Alla fine sbaglia, no, incredibile, ha rischiato di brutto Zverev, eh? Non definitiva la volée, però giocata in maniera, sono stato sul circuito molto buono. Riesce a prendere come continente, esatto, i Indian Wells. Allora, per entrare nel torneo si mettono d'accordo, gli organizzatori sono contenti, insieme a Mark Lopez. Ancora una volta l'avete sentito, poi stabilizzato, sì, soprattutto è andato un po' in sfiducia. Molto bene Federer. Ma buona... più vicino. Deve fare meglio Isner, che è la prima volée di Federer. Dove può essere anche meno prevedibile, perché spesso cambia anche per il parallelo. Che gatto che è Sock. La reattività sulla chiusura. Ha fatto male. Ha giocato Sock, sì, dalla... hey, come on, se la sono vista. La mentalità del campione, detto da uno che ne sa qualcosa. Yes. Interviene Sock, ha tutto il tempo per prendere la rete. Ho visto Federer non ha fatto in tempo neanche ad aprire la racchetta.
30-0. Che seconda, a zero tiene il servizio Jackson. È subito punito. È che c'è un po' di differenza. Il passante vincente, ovviamente, va dalla parte. D'altra parte ha il tempo poi per indirizzare un buon passante. Può passare qui Isner. Non ci credo. Due erroracci da parte del. Incontro al colpo Zverev. Lo fa invece Sock. Servizio al corpo, risposta che passa. Poi indietreggiando con nonchalance. Chiude. 30-0. Non sbaglia Federer, si muove in anticipo. Che viene Federer, chiude. Forse Isner può. Quando impatta davanti la palla gli cammina moltissimo. E questo è un punto pesante. Uno dei due rossi. Cosa ha preso? No, no Sasha, no Sasha. Tanto. Ci ha provato Federer, bravo Sock. Anche quello di Sock, sì. Vedi che impara, vedi che sta imparando, certo. Sasha. T-World. Ha sempre risposto Isner nel corso di questo game. Ci credo. Cosa ha sbagliato? La carica di Federer sa per. Serve. Però numero in allungo. Buona. E questo è il punto che decide il tie break. Una cosa complicatissima. Vantaggio su Zverev. Riuscita a smorzarla. Gran prima sul rovescio di Federer. Ottima volée di rovescio da parte di Sock. Occhio Bjornborg. Ace. Invece dispiacere e disappunto la signora. È la risposta di Zverev. Incredibile. È proprio Federer a. Non è con la volée di dritto quella l'abitudine di Federer. 5-4. E sbaglia malamente Jack Sock. Con la sospensione gli ha fatto bene. Era semplice questo smash. Cosa ha fatto Sverre? Viene a lungo la chiusura. Bravissimo Sock che si accorge. Il passante vincente, quanti ne ha sbagliati? Nella molto prossimità della riga, no? Quindi chiaramente le difficoltà aumentano di più. Chiude Jack Sock, si ricambia campo. Uela, 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 il primo ace dell'incontro. Ah.
colpisce male Zverev per terra, i due americani annullando due match point, si confermano imbattibili in doppio in questa Lever Cup. Tutti